E in questo momento dal camion si sta spiegando i motivi della protesta. E lo facciamo occupando le case, mentre si stanno anche preparando gli striscioni per muoversi. Lo facciamo chiedendo maggiori diritti. E in questo momento il cordone ha iniziato a muoversi, con davanti lo striscione smontiamo l'austerità, il camion da cui sono stati fatti gli interventi per andare verso il centro. Alcuni manifestanti, alcuni attivisti che si sono spostati per cancellare delle scritte fasciste che ci sono sui muri. La voce di Fiaggi non ci sta a questo tipo di politica. Vogliamo andare avanti. Facciamoci sentire. Via, 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 vorrebbe fare. Dal corteo si sta continuando a dire che si vuole passare, anche la gente qui al lato dice fateli passare. E in questo momento il corteo, protetto dagli scudi, cerca di passare oltre i poliziotti che stanno cercando di fermare i manifestanti. Manifestanti avevano chiesto di poter manifestare e in questo momento si sta dicendo dal camion che questo è il diritto di manifestare, che c'è quella libertà di movimento che oggi anche quell'IVA si è voluta fermare e ci deve essere nei confronti delle proteste contro il governo. Sono stati lanciati anche dei lacrimogeni, infatti l'aria adesso è appestata dai lacrimogeni ed è difficile respirare. I manifestanti stanno tornando indietro per il corso, per allontanarsi anche dai lacrimogeni che sono stati lanciati dai poliziotti. Ci si sta ricompattando, nonostante il lacrimogeni ovviamente rendano difficile respirare. Ed ecco che il corteo, che si è conquistato il diritto resistendo alle cariche, si sta avvicinando al centro congressi. E fra l'altro sono stati mostrati anche dai manifestanti i lacrimogeni dati questa mattina. Stamattina ha conquistato il diritto di manifestare. Amore mio, non l'ho mai perso nel 68, è sempre un diritto il nostro. Vai alla grande. Per voi, ma giovani e giovanissimi. No, giovanissimi sono i miei figli questi. Però era giusto, insomma, prendersi il diritto di andare là sotto. Ma stiamo scherzando? Ma è un diritto che non ci possono togliere i servi del governo. Vai. Oggi siamo felici di essere qui. Intervento. Per questo il tuo bene, per un sorello, per un te. Per dire che noi la nostra democrazia ce la costruiamo centimetro dopo centimetro, spingendo quegli insulti, violando la zona rossa, perché siamo dentro la zona rossa, che non abbiamo mai accettato e mai accetteremo. Centimetro dopo centimetro, andremo in Europa, andremo a Madrid, costruiremo le nostre mobilitazioni. Perché i rifiuti di Monti, qui oggi, a Rio del Garda, e i rifiuti della politica europea che ci vuole al massacro, e per cui risponderemo,
centimetro dopo centimetro in questa direzione, perché io credo che esista un'unica leva che muove il mondo, ed è quella del conflitto, è quella del a tutto volume la musica dei manifestanti, i corpi, la vita, la determinazione a essere qui per dire forza, dove da una parte ci volevate stare voi, Monti, la sua cricca, i suoi scagnozzi, che sulla crisi si arricchiscono sempre di più e volevano mettere una linea rossa, dove dall'altra parte ci dovevamo stare noi, chi nella crisi diventa sempre più povero, chi secondo loro deve stare zitto e non può andare a esprimere dissenso, perché limita la libertà di parola di questi personaggi. E invece no, noi anche oggi abbiamo fatto una grande cosa, siamo qui nel cuore della zona rossa perché abbiamo deciso ancora una volta di scommettere insieme, di mettere insieme i nostri cuori, il nostro cervello, i nostri corpi e di sfidare ancora la scuola. Nella zona dovrebbe essere rossa, che invece è piena di voci contro il governo. Sostanzialmente hanno permesso alle imprese di entrare all'interno dell'università, di fare in modo che la cultura sia servita alle imprese e al profitto. Questo è quello che fa oggi Monti, pertanto una politica che contrasta fortemente con i cittadini, con i diritti e con la famiglia. E dopo essere stati al centro congresso, adesso il corteo sta attraversando il corso di Riva, un altro dei post che oggi non si sarebbero dovuti attraversare il centro della città. Una grande giornata di mobilitazione oggi arriva. Oggi è una straordinaria giornata di mobilitazione, nonostante i divieti e le zone rosse siamo riusciti a ottenere di andare sotto il palazzo dove Mario Monti stava parlando, portare il nostro dissenso tramite l'utilizzo di cori, di musica, di interventi. Adesso ci stiamo dirigendo nel centro di Riva del Garda per parlare con la città e spiegare la giornata straordinaria di mobilitazione. Abbiamo subito delle campi, tutti assieme, abbiamo subito il lancio di gas CS, che sono dei lacrimogeni, vietati, sono armi di guerra, che producono morte e intossicazione, sono nocivi. E la polizia oggi li ha usati contro i manifestanti, perché avevano degli scudi e dei caschi, oggetti di difesa, per difendere il proprio corpo, perché noi ci teniamo ai nostri compagni e alle nostre compagne, perché sono la cosa più importante che abbiamo, perché sono i nostri cari, perché sono i nostri affetti. E per quello che è giusto che tutti noi ci difendiamo con la polizia, quando ci attacca, quando ci mangiamo, perché difendiamo la vita, perché difendiamo un'Italia diversa, che è possibile, perché vogliamo un'Europa diversa, nei diritti, un'Europa sociale, dove non c'è l'esclusione.